Pino Zoff, 34 anni, 130 partite consecutive con la maglia bianconera della Juventus, 380 partite in Serie A. Dino Zoff è qua per ricevere il nostro elogio e quello di tutti gli sportivi per la sua bravura, per la sua correttezza, per la sua, vorrei dire, anche umiltà. Non è un personaggio schivo alla pubblicità, Zoff, eppure è un campione che tutti i giovani dovrebbero prendere come esempio. Io faccio il mio lavoro, lo faccio con coscienza e cerco di fare meglio che posso. Quindi ma non perdi mai una battuta, io dico. Ma insomma, io cerco di tenere duro il più possibile, mi hanno sempre abituato a tenere duro, a essere sempre dentro nella cattiva, nella buona sorte. Io cerco di fare, di stare il più possibile. È la tua origine friulana che ti dà tanta forza? Beh, diciamo l'origine friulana, forse ho passato i primi anni della mia infanzia in una terra abbastanza dura che mi ha un po' temprato, poi certamente ci sta anche la fortuna di non avere qualche grosso incidente che purtroppo ogni tanto capita. Cosa dici della partita di oggi e della classifica che vede il Torino ancora in testa e la Juventus a 2 punti e poi sotto il vuoto perché il Napoli è a 13 punti? Beh, oggi è stata una partita abbastanza bella, io penso che il pubblico si è divertito, il Bologna è un pubblico sportivo, in genere si diverte spesso. La Juventus ha fatto una partita discreta, il Torino sta andando fortissimo, non so come abbia giocato oggi, comunque le altre gare le ha fatte veramente a livello eccezionale. Il Torino è un po' come te, non perde una battuta. Beh, speriamo che la perda il Torino e non io. Molto bene, tanti auguri. Zoff. Grazie. E adesso vediamo il gol di Causio che ha deciso la partita. Dal fischio d'inizio sono trascorsi appena 2 minuti e 45 secondi. Un gol prezioso per la Juve e pesante per il Bologna, la cui difesa, nella circostanza, non esce completamente assolta. Adesso Trapattoni raccomanderà calma e prudenza ai suoi, mentre il Bologna si riscatterà con un generoso secondo tempo. Il confronto è stato vivace, sorretto da un buon ritmo. Primo tempo per la Juve, secondo per il Bologna. È ritornato sul palcoscenico della Serie A Roberto Vieri. Mancava da 2 anni. Ha sostituito nel secondo tempo Chiodi, che si era infortunato. Il pubblico è stato largo di applausi per lui e il Bologna, col suo ingresso, si è fatto più aggressivo. Ma alla fine sono rimasti per il Bologna e per Vieri solo gli elogi.